Da studenti frequentiamo e viviamo l'Università di Macerata. Ma quanto davvero la conosciamo? In questa nuova rubrica vi presenteremo, in pillole di UniMC, la sua storia, a partire proprio dalla sua fondazione. Scopriamone qualcosa nel servizio di Melania Grelloni e Elisa Mosciatti. La presunta origine dell'Università di Macerata risale nel 1290. Tutti quanti, entrando in Aula Magna, notano l'affresco di un messo comunale che legge un bando. È soltanto una tradizione che ci riporta all'anno 1290, una tradizione alla quale è stato dato seguito per secoli e secoli. In realtà, nel 1290, cosa succede a Macerata? Succede ben poco. Ci sono il mercato annuale, che normalmente veniva bandito dai messi comunali in tutti i comuni delle Marche. E in questo anno, invece, nel 1290, oltre a bandire il mercato, che normalmente avveniva verso ottobre, nel bando che i messaggeri portavano in tutti i comuni della Marca Anconitana c'era anche un altro avviso, che gli studenti che volevano seguire un corso di studi potevano venire a Macerata e seguire le lezioni di un dottor legum, di un dottore delle leggi, che era il maestro Golioso o Giulioso o Golixius da Montegranaro. Questa cosa è documentata da diverse pergamene che sono conservate ancora nell'archivio di Stato di Macerata e documentano i bandi che sono stati, diciamo, letti dai messaggeri comunali in diverse città delle Marche, come Civitanova, Montecosaro, Matelica, Camerino, Serra San Quirico, Sassoferrato, Ascoli Piceno, San Severino, Amandola. In una settimana i banditori comunali andavano in giro a bandire questo avviso. Nel 1290 Macerata è ancora piccola, è più castello che città, non ha ancora una sede vescovile, è una città con poche persone e soprattutto con non una cultura così elastica e così avanzata come in altre città. Quindi il tentativo fatto nel 1290 da questo maestro di Montegranaro Golioso è documentato da queste pergamene, però solo quell'anno. La domanda è questa. Si è ripetuto l'anno successivo, cioè questo corso di studi è stato seguito per l'anno dopo, ci sono dei documenti che bandiscono il mercato, ma non ci sono riferimenti al maestro che di nuovo ripropone, diciamo, il suo tentativo. La maggior parte degli studiosi hanno pensato che non è stato riproposto, in quanto probabilmente nel primo anno non ha avuto seguito, non ha avuto eccessivo seguito. Quindi diciamo così, il quadro che qui si può vedere rappresentato fa vedere proprio il messo comunale che va in giro per i diversi comuni e bandisce, legge l'avviso relativo sia al mercato sia a questa attività che sta per cominciare il giorno 18 ottobre, festa di San Luca, con l'anno che normalmente scolastico cominciava in questa data, l'anno, diciamo, di studi del maestro Golioso da Montegranaro.